Buongiorno bilancia. Allora, dal momento che siamo già mercoledì, come ho fatto per gli altri segni, farò anche per te. Questo video sarà valido dall'1, ma anche da oggi, via, dall'1 al 14. 14, no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, all'11, scusate, dall'1 all'11 agosto, quindi l'altra domenica, ok? Prenderemo quindi 2 settimane, terminiamo l'altra domenica, andremo a vedere proprio 2 settimane separatamente. Questo è un video valido per coloro che hanno sole, luna, venere, ascendente in bilancia. E ti ricordo, bilancia, che per te c'è un canale dedicato. Lo trovi nel box informazioni, basterà cliccare sul link che c'è nel box informazioni, andrai nel tuo canale, mi raccomando, iscriviti se non sei ancora iscritto, lì trovi ogni giorno il buongiorno e mano a mano altri contenuti, più siamo, più contenuti possono essere messi. Intanto il buongiorno è assicurato là. Quindi detto questo, e poi di rito, adesso invece ringrazio tutti quelli che si sono iscritti nuovi su Energeticamente Noi, vi ringrazio tantissimo per la fiducia, per i messaggi che mi mandate in privato e anche sul sito. Vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti, troverete quasi ogni settimana tutti e 12 segni e poi altri video sempre di intrattenimento. Posto tutto ciò, adesso andiamo alle pillole di astrologia spicciole, come le chiamo io. Dunque, in questo esatto momento come siamo messi? I segni d'aria come te sono molto forti perché hanno Plutone retrogrado in acquario e in gemelli abbiamo sia Giove che Marte, quindi belli tosti, no? Pianeti belli tosti. I segni di acqua in questo momento hanno scusatemi, Saturno, Nettuno retrogradi in pesci. I segni di terra hanno Urano in Toro e Mercurio in Vergine. I segni di fuoco si trovano ad avere in Ariete, quindi di fronte a te, Nodo Nord e Chirone, entrambi retrogradi, quindi ti aspetto un periodo di grande introspezione perché in opposizione, ricordati, questo Chirone e questo Nodo sono in opposizione a te, e in Leone, quindi in posizione favorevole, Sole, Venere e la luna nuova che si forma il giorno 4, sempre in Leone. Questo è al momento il cielo. Andiamo però a vedere come si svolge di qua all'11. Il giorno 4 abbiamo detto luna nuova in Leone, ok? Il giorno 5, Venere lascia il Leone ed entra in Vergine, entra proprio dietro di te. E questo è abbastanza importante. I colori del sentimento della passione diventano più organizzati, diciamo così. Parliamo di sentimenti un po' più organizzati, ma ne parleremo possibilmente. Dopodiché ti ricordo che proprio il 5, Mercurio, che adesso è un anello di sosta in Vergine, in marcia, innesta la retromarcia, andrà in retrogradazione. Quindi abbiamo un cielo pieno di retrogradazioni. Plutone, Nettuno, Saturno, Nodo Nord, Chirone e adesso anche Mercurio. Il cielo si prende una pausa, è andato in vacanza anche lui. Andiamo noi in vacanza? Ci va anche lui in vacanza. Quindi entrano anche Mercurio in retrogradazione. Tra l'altro, voi sapete che Mercurio in retrogradazione ci dà le difficoltà di comunicazione e gli aerei e i telefoni e mandiamo male le email. Ma stiamo sempre attenti quando Mercurio è in retrogradazione, che poi Mercurio in retrogradazione non è esattamente così, non è che si gira al contrario il pianeta, è un'illusione ottica, però ok, seguiamo quelle che sono, come ho detto poco fa, le norme di astrologia, le regole di astrologia spicciola, ok? Per tutto il resto non ci dovrebbero essere grosse novità di qua all'11, tranne, ripeto, la luna nuova in Leone, la retrogradazione di Mercurio in Vergine ancora fino all'11 e poi Venere che passa in Vergine. Detto questo, andiamo a vedere adesso come sono le tue energie bilancia, ok? Cara la mia bilancia, come ci muoviamo? Il Paggio di Coppe, la Regina di Spade, il 6, tu e l'Imperatore, quindi bella tosta la tua energia, devo dire, bella, bella tosta, mi piace. È un'energia di qualcuno che non le manda a dire sicuramente.
molta forza di volontà, molta decisione, molta voglia di dare e di imporre i propri confini, a volte anche un po' glaciale in questo periodo, soprattutto la settimana prossima. Vediamo questa settimana comunque. Ha la voglia di avanzare verso qualcuno, di porre in atto, che so, delle scuse, un minimo accenno, ecco, è una bilancia che fa un minimo accenno verso qualcuno, o ha la voglia, almeno ha la volontà di farlo. Ricordiamoci comunque che le energie sono reversibili, quindi potrebbe essere che qualcuno vuole venire verso di voi. Andiamo a vedere, sette di denari, mondo, tre di coppe, sette di coppe, due di bastoni e regina di coppe. Beh, qui c'è sicuramente la voglia di avanzare, la voglia di creare un qualcosa di nuovo, la voglia di amare, ragazzi. Qui c'è tanto, tanto, tanto sentimento, però questo sentimento, questo modo di amare, impone proprio un passaggio obbligato, che è una scelta, una decisione più che una scelta, una decisione. La decisione sembra essere il ritorno ciclicamente a questo rapporto che tanto mi fa, tanto mi aiuta. Dico, non parliamo solo del rapporto sentimentale, potrebbe essere amicizia, fratellanza, eccetera, eccetera. Ritorno, semino, faccio quel passo avanti che serve per ritornare in una situazione che comunque conosco e che mi dà tanto, oppure no, oppure me ne distacco. Ecco, questa mi pare l'idea di questa settimana. Devo dire che c'è una grandissima confusione, tanta confusione. Il sette di coppe mi dà proprio l'idea che è una bilancia che non sa che fare, non ha esattamente preso la decisione questa settimana ancora. Quindi fino al 4 una bilancia abbastanza indecisa. Ci sono delle situazioni che potrebbero ricominciare da capo in un circolo vizioso, ma non siete sicuri di volerle intraprendere. Per qualcun altro non escludo che ci sia la possibilità di muoversi verso l'estero, verso situazioni non conosciute, tramite amici, fratelli, eccetera, eccetera, che vi portano comunque a situazioni che dovrebbero essere migliorative, ok? Mi raccomando, migliorative. Qui c'è però da prendere quella famosa decisione di cui abbiamo detto, ma mi sembra che voi rimaniate un attimo a guardare, a spiare. Se c'è un rapporto con l'estero, per esempio, c'è sempre questo guardare da lontano. Se invece è un ciclo, quello che stiamo guardando, quello che stiamo ripercorrendo, beh, c'è comunque in ogni caso questo non prendere una decisione. La volontà ci sarebbe, però poi alla fine ci si perde nei pensieri, nelle considerazioni più che nei pensieri. Si considera quello, l'altro, si vagliano le opzioni, ma si continua a ripetere sempre gli stessi ragionamenti. Andiamo a vedere invece la settimana prossima sta bilancia, che mi sembra un po' più decisa. Infatti mi esce la regina di Gabriele, la rivelazione quindi dell'eremita, il 2, le decisioni qua proprio zero, guardate un attimo che carte sono uscite, il carro e la ruota. Beh, 2 di Gabriele e 2 di Michele, la decisione e l'indecisione, fantastica questa cosa, cioè non riuscite a fare una scelta. Anche la settimana prossima sarà molto difficile. Analizza la bilancia, le varie opzioni, vuole fare qualcosa, sta inseguendo ciò che vuole. È molto passionale la bilancia, devo dire, molto passionale. Però poi è come se in qualche modo attendesse risposte dagli altri. È una bilancia che in solitaria cerca le risposte. Qualcuno le cercherà attraverso la meditazione, qualcuno proprio attraverso movimenti di crescita, attraverso lo spiare, attraverso un atteggiamento molto dispotico talvolta, ve lo dico. Vuole fare la scelta, vuole fare una scelta coraggiosa, però continuamente analizza la situazione. È una settimana però in cui, adesso prenderò un'altra carta, c'è grande avanzamento, soprattutto nel lavoro, oppure in situazioni
che vi portano ad avere successo. Ci sono dei nuovi inizi, improvvisamente si sbloccano le situazioni, nonostante voi non abbiate ancora deciso, la situazione si sblocca da sé. Meno male, perché se dovessero aspettare la vostra decisione, beh, qui camperemmo. Si sblocca da sé. Adesso io voglio vedere, anche se eremita, carro e ruota mi dicono che è una settimana importante, quindi occhio a settimana dal 5 all'11 che è particolarmente importante. Ci sono dei movimenti importanti, ci sono degli avanzamenti, ci sono dei nuovi inizi, c'è un cambio di direzione. Sì, seguirete il vostro istinto, seguirete la vostra passione, quindi la direzione è verso quello che vi fa stare bene, ok? È una bilancia che finalmente agisce, quindi dal 5 all'11 mi sembra che la bilancia finalmente trovi la forza e il coraggio di agire dopo aver tanto meditato, perché qui c'è proprio sempre questa incertezza, questa indecisione, questa voglia di fare la scelta e non riuscire a farla. Poi alla fine è come se si lanciasse al trotto, si lancia al trotto e si sblocca improvvisamente verso quello che istintivamente sente di volere e di poter fare, ok? Molto bello, devo dire. D'altronde c'è l'imperatore, è tosta come energia. L'imperatore però è anche l'ariete e in questo specifico momento con Chirone in retrogradazione in opposizione è normale fare tutto questo lavoro di introspezione. È un'introspezione che rallenta probabilmente, ma che vi aiuta a trovare le soluzioni. Ok, Bilancia, molto molto belle queste carte. All'inizio tanta confusione, devo dire, però poi alla fine riuscite a seguire o a inseguire il successo, a seguire qualcosa che vi, ad agire in un modo che vi gratifica. Perché sappiamo tutti che questo è un mese veramente di fermo per tante cose, soprattutto lavorativo, no? È un mese di fermo, però qui devo dire che secondo me c'è proprio la voglia di seguire il cuore, ma soprattutto di seguire la passione. L'impegno e la visione del nostro ego. Stiamo attenti che qui c'è la voglia di impegnarsi in qualcosa di nuovo, di aprirsi al nuovo, soprattutto sentimentalmente, ma c'è anche tanto, tanto, tanto ego. Quindi potreste volervi impegnare sentimentalmente semplicemente come con una persona che riflette il vostro ego, che vi fa crescere da un punto di vista sì, di una parte vostra è molto egoica, quindi non vi fa crescere spiritualmente, ma che vi fa sentire come se voi foste il re, la regina, l'imperatore. Ecco, parliamoci chiaro. In ogni caso, nell'altra persona riflettete voi stessi, quindi potreste voler intraprendere un nuovo percorso con qualcuno molto simile a voi, ok? O che vi rimanda atteggiamenti simili a voi. Vediamo un attimo. Andremo a fare comunque energeticamente noi, quindi lui e lei adesso di questo mese, ma intanto vediamo anche gli sciamani che cosa vi dicono. Bilancia, l'albero del pianto, riconciliazione in atto e il cavaliere, che poi è lo stesso cavaliere di bastoni, guardate. Sembrano simili queste, però uno va avanti e uno va indietro, non importa. Però come vedete c'è la voglia di intraprendere nuovi percorsi e cambiamenti. Si corre incontro ai cambiamenti. Quello che è interessante è questa carta, quindi la bilancia in qualche modo, adesso andiamo a vedere, si ferma e si riconcilia con chi? Vediamo. Dolore e cordoglio, un periodo di perdite necessario. Quando incontrate l'albero del pianto, è un invito a fermarvi un po' e riorganizzarvi, un luogo per riposare e consentire a voi stessi di dire addio a ciò che non vi serve più. La decisione che dobbiamo prendere, no? Potreste aver fatto troppe cose, aver lavorato troppo, o speso una quantità eccessiva di energia nella vita con ben pochi risultati. Se state pensando di apportare dei cambiamenti, questo è il momento di farlo. Consentite a voi stessi di sentire la vostra delusione, la vostra perdita, di rimpiangere ciò che era e ciò che non potrà essere. Date omaggio alla vostra esperienza per dare a voi stessi il tempo di valutare tutti i doni in essa contenuti. Evitate le fasi della perdita perché non vi consente di giungere più rapidamente alla riconciliazione.
A un certo punto scoprirete di dover tornare indietro, perciò fatelo adesso. La vita non è l'uno o l'altro, essa è entrambi, questo e quello. Perciò, mentre vi ci tuffate dentro, elaborate la cosa, consentitele di diventare un temporaneo compagno del vostro viaggio. Le emozioni che tale processo farà affiorare saranno gravose, questo è certo. Tuttavia, come tutte le cose, passeranno abbastanza in fretta e voi sarete più arricchiti dall'esperienza. Cosa ci vuole dire? È il momento di prendere atto di tutta una serie di situazioni che finora ci siamo portati appresso, ma di cui dobbiamo alleggerirci. Perché? Perché il cambiamento è davanti a noi, il cambio, no? Dobbiamo andare verso il successo, per farlo dobbiamo lasciare indietro una parte di noi, però la bilancia lo farà benissimo, proprio benissimo, si riconcilierà con se stessa e col mondo nel momento in cui lascerà le delusioni di ciò che era non è potuto essere indietro e si lancerà in questo nuovo percorso che non è detto che sia con una nuova persona, stiamo attenti, ognuno di voi poi prenda quello che risuona, ma in un nuovo modo di agire e di affrontare la passione. Ok? Bilancia, come al solito, iscriviti al canale e ricorda di prendere solo quello che ti risuona, perché in questi video c'è un messaggio. Se siete qua non è per caso, c'è un messaggio per voi. Quale che sia il messaggio, fallo tuo, tutto il resto lascialo. Noi ci vediamo domani mattina nell'altro canale con Buongiorno Bilancia. Bye bye.